Ciao a tutti, io sono Yolanda e oggi preparerò l'insalata russa. Inizio preparando le verdure, sbuccio sia le patate che le carote. Io cucino sia le patate che le carote insieme, però hanno tempi di cottura differenti. Quindi taglio le carote a rondelle grossolanamente e le patate le divido in quattro, in modo tale da avere più o meno gli stessi tempi di cottura. Le faccio cuocere a fuoco medio per circa 40 minuti, o comunque finché le carote non saranno cotte. Ecco, purtroppo qui ho perso la clip in cui preparavo le verdure. Le ho semplicemente schiacciate utilizzando lo schiacciapatate. Prima le ho lasciate scolare per una decina di minuti in un colino di grandi dimensioni e poi successivamente le ho schiacciate, salate e messe in frigorifero. Quando si saranno raffreddate potremo aggiungere la maionese. Per mezzo chilo di carote, un chilo di patate, circa mezzo chilo di maionese. Ora preparo tutti gli ingredienti che mi serviranno per la decorazione. Ho utilizzato olive, carote e uova sode perché mi sono state richieste, cioè se fosse stato per me non le avrei messe. Le uova le potete anche schiacciare nel composto, cioè utilizzando lo schiacciapatate potrete schiacciare anche le uova sode e mischiarle insieme. A me ovviamente non piacciono, quindi mi sono limitata a metterle soltanto sopra come decorazione. Adesso ne preparo due, una con il tonno e una senza, ovviamente sempre secondo i vostri gusti. Ricopro la superficie dell'insalata russa con un velo di maionese, all'incirca due cucchiai, non di più. Poi ovviamente dipende dalla dimensione del vostro vassoio. Io ne ho fatte due, quindi due cucchiai per vassoio mi bastano. Io ovviamente ho utilizzato questi ingredienti per la decorazione, però voi potete utilizzare quelli che preferite. Questo è il risultato finale, io spero che vi sia piaciuto, alla prossima!